Siamo qui in compagnia di Coach Dawkins. So coach, after the match in Bologna, what about the first impression on the Italian league? Oh, it's a very good league. You know, the guys are very competitive. I really like the style of basketball, and I think we learned a lot from our two experiences. And what about your team? What have you improved to be competitive tonight and for the next season? Well, we have to value the basketball a little more. I thought we turned it over too many times. And also we need to make sure defensively that we know where we are. These guys are terrific shooters here in this country, and we have to make sure we identify where the three-point shooters are. So what about your players? We saw that there are some freshmen that are doing very, very well. Can you tell us something? I'm excited about our freshmen. You know, one of our inside freshmen is very athletic. He makes a lot of plays around the basket, which has been very positive for us. And the other freshmen have been very active defensively and have made plays defensively that led to offense for us as well. So we're very encouraged by our freshman class. And what about your next season? What are the teams you better watch out, and which are the matches that you're looking forward to play? Well, we have a very good schedule this preseason. We open up with, you know, in the preseason with Villanova, which is a top 25 team. We have Texas, a top 25 team, SMU, a top 25 team, and then our conference, of course, with, you know, all those good teams in the Pac-12. You know, starting off with teams like Arizona, UCLA. So we know we have a very good schedule, and this team is trying to prepare for it now. Right. And what about the tour so far? Are you enjoying Italy? Have you seen something special, eaten something special? Well, we love Italy. Italy is special. It's an amazing country. We started off in Rome, and that was amazing. And then we went up to Florence and had an unbelievable trip there. And now we're here, and we're excited and just loving our entire experience here in Italy. So last question. What about planning this kind of matches before your season? How is it important for your kids? This is hugely important for our group. We have no seniors on our team, so the opportunity for us to play against experienced professional teams like the ones over in Italy will continue to help us grow as a team. So we're excited about the opportunity. Thank you so much and have a great game. Thank you very much. Penultima tappa del College Basketball Tour, chiusura con il botto. Abbiamo ospite il College di Stanford, che giocherà prima contro Iesi questa sera e domani contro la VL. Per introdurci alla partita di questa sera abbiamo qui coach Maurizio Lasi. Buonasera coach. Buonasera a voi. Le chiedo subito, che tipo di partita si aspetta? Tra l'altro noi sappiamo che lei di college comunque se ne intende, perché è stato anche, ha frequentato anche il college americano. Vabbè, tanto tempo fa. Però mi aspetto una partita come quella dei college, dove giocheranno con tanta intensità, dove sono ben strutturati, hanno dei giochi ben definiti, sia offensivi che difensivi. Quindi giocheranno con tanta intensità, e per noi che siamo appena all'inizio della preparazione è già un match molto provante. Quindi speriamo appunto di fare un passo in avanti rispetto alla prima uscita. Lei esordisce stasera al College Basketball Tour. Non so se nelle scorse edizioni o in questa edizione ha seguito. Le chiediamo un parere anche sulla possibilità che hanno le squadre italiane di cimentarsi in partite di questo tipo. Ma sai, per loro è un torneo, è una vacanza estiva, però dove si allenano e si impegnano sempre alla stessa maniera. Per noi è un inizio di stagione dove dobbiamo cominciare a assemblare una squadra nuova, e non è un momento, chiaramente un momento di costruzione. Le squadre di college che sono venute quest'anno in Italia sono importanti, sono impegnative. Basta vedere che la nazionale ha giocato poco fa contro Michigan State, ha faticato, è stata una bella partita e ci auguriamo che sia altrettanto bella anche questa. E allora in conclusione le chiediamo se la sente di fare un pronostico o di lanciare il guanto di sfida a Stanford. Ma il nostro pronostico è quello di cercare di vincere sempre le partite, sarà sempre questo. Poi dopo, se ci riusciamo, se sono più bravi gli altri, il campo lo dirà. Grazie mille coach. Grazie a voi.
Sia
Due scuole per lo Josh Green che si iscrive anche lui a terra, quindi questo ha vinto prima, giustamente la
Sì, ma per qualche comitato mi ha ricordato come se fosse una novità di basket, è uno scopo di volontà, poi la sua cosa la prima da questo tipo. Tutti i 18 secondi, prima di con il doppio prego di ricordare il loro. Thank you.
Quindi la palla può, perché non è un passaggio di gioco, forse una penalizzazione, rischia qualcosa.
i ragazzi già giusto tanto da loro, più che fanno un po' rendersi vivi, loro rischiano tutti i 40 secondi. Non si capisce che è un po' infattibile da un po' lasciare, ha segnato solo la loro 5-5, non so. Il commento in italiano comporta qualcosa anche già dalla parte. Thank you.
Due su due e contro sul passo.
Circolazione veloce, per non stare a
che viene pescato in un quadro molto diciamo così di mestiere abbastanza, si scambiano tante carenze e quindi c'è tutta la leggerezza di questa situazione di partita del college basketball tournament. Dobbiamo parlare, diciamo così, in generale di questa azione che ora si va per il nostro tema di un sistema di gioco. Ci viene a dire forse un po' parlato, quello che stiamo, ma stavo dicendo un po' noi. Una buona partita, 60 a 58 per la ora.
Siamo ancora da vostra parte, il clima della partita è sicuramente molto più invernale, diciamo così, o perlomeno autunnale, a segno. Il primo tiro di pomeriggio scritto che sale a 14. Grazie a tutti.
al suo secondo anno lo spettro veramente interessantissimo, due verbi di esclusività pura, ancora il suo viso nel premis si gira pochissimo nel segno, 20 minuti per lui, thank you.
Ha
ancora torni di scuderia per deve superare due sono i suoi qui con Josh Sharma. So Josh, a lot of people are saying that you are the big promise for your next season. Do you feel any pressure about it? Not really. I just try to go out there and contribute in all the ways I can. Like I just try to play to my strengths right now and just trying to make an impact on the floor. So what about this tour? Are you enjoying Italy? Yeah, I'm loving it right now. First we've been to Rome, Florence and now Pesaro. It's been great so far. Great competition. It's been great food, of course. So yeah, no, I've been loving it so far. Any words in Italian have you learned? Let's see, I got ciao, buongiorno, buenos sera, is that right? Grazie, bene, I don't know, not that many. So a greeting in Italian to all our fans. Huh? A greeting in Italian to all our friends. Ciao, or buongiorno, I guess. Those are the two, right? Two big ones. Okay, thank you so much and enjoy the game. Thank you. Bye. Terminata la partita di Jesi del College Basketball Tour con la vittoria degli Stanford Cardinals per 91-81 contro l'Aurora Basket Jesi, andiamo a sentire le impressioni in casa Aurora Basket con Andrea Picarelli e Usman Guay. Andrea, innanzitutto ti chiedo, com'è stata questa partita? Ma sicuramente abbiamo retto fisicamente i primi tre quarti e ce la siamo giocati, che era il nostro obiettivo. Poi l'ultimo quarto siamo comunque in periodo di preparazione, siamo un po' scoppiati, però alla fine penso sia stato un buon test per il prestagione. La stessa domanda la facciamo a Usman. No, sicuramente siamo partiti bene, poi durante la partita la stanchezza si è fatta sentire perché alla fine è 10 giorni che lavoriamo forte, quindi secondo me è senz'altro positiva questa amichevole. Ora pensiamo a riposarci domani e ripartire lunedì con più energia e poi affrontare le altre amichevoli comunque. Andrea, tu hai assaggiato per 6 mesi, quasi un anno, il palcoscenico del college e della high school americana. Te lo ricordavi così? È cambiato qualcosa? Come ti è sembrata stasera? Ma sinceramente quando 2 anni e mezzo fa avevo lasciato l'high school in America me la ricordavo un po' più dura. Forse era il posto dove ero io, dove si lavorava un po' più duro e sinceramente pensavo ci mettessero più pressione a tutto campo, come ho trovato quest'anno al mondiale contro gli Stati Uniti. Invece loro sono una squadra che difende più a metà campo e cerca di aspettare. A te Usman, in conclusione chiedo, tu che sei anche noto nel giro anche dei playground estivi, hai vinto il torneo di 1-1, sei nella nazionale streetball 3-3, che differenza c'è? Fisica, tecnica, tattica non possiamo dire, però comunque che differenza hai trovato con i giocatori del college? No, sicuramente loro sono giocatori che fanno contropiede, sono dei grandi atleti, quindi usano la loro atleticità in campo, insomma. Corrono, non si fermano mai, mettono pressione in difesa sempre, quindi sicuramente hanno più energie da usare. Poi insomma
fanno tanti tiri, fanno tante scelte anche un po' dettate dalla loro esuberanza, però comunque è un bel basket anche da vedere, credo. E allora, nel ringraziare Andrea e Usman, io do i saluti da Iesi augurando anche a loro un grosso in bocca al lupo per la stagione. Grazie.